Strisciava a terra implorando una dose ed è stata presa a calci da alcuni pusher, il tutto sotto lo sguardo scioccato dei passanti. È successo la scorsa settimana ai giardini del Porcinai ad Arezzo, da tempo, come in più occasioni denunciato dai commercianti della zona, teatro di episodi di degrado, spaccio e microcriminalità. A Vittorio Veneto, la zona di Saione, ma anche qua i nostri giardini sono diventati, diciamo, un luogo non molto sicuro per le famiglie, per le donne. Solamente alcune settimane fa, a pochi passi dalla stazione di Arezzo in viale Michelangelo, si era consumata una violenta lite, molto probabilmente per motivi di droga, sfociata poi in un accoltellamento. Ad avere la peggio era stato un giovane marocchino che aveva riportato un polmone perforato. Era finito in carcere invece un suo connazionale di 27 anni. Ai margini di quell'accoltellamento era poi scattato anche un altro arresto a conclusione di un'attività investigativa della squadra mobile. Gli uomini dell'antidroga avevano infatti fatto irruzione nell'appartamento in uso da alcuni spacciatori in via Bernardino da Siena, arrestato in questo caso un ventenne della Guinea, trovato con diverse dosi di hashish, marijuana ed eroina. E sempre dal quartiere di Saione erano partite anche le indagini che alcuni giorni fa avevano portato al maxi blitz antidroga dei carabinieri di Arezzo. Le attività investigative avevano infatti preso avvio a seguito della rissa dell'agosto 2017 che si era consumata tra Via Piave e Campo di Marte. In carcere erano finiti 9 nigeriani richiedenti asilo con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tra loro anche l'uomo che lo scorso settembre aveva aggredito una regista aretina a Campo di Marte, rea di averlo firmato mentre stava spacciando. La retata dei militari aveva anche interessato un appartamento di Via Romana a poche centinaia di metri di distanza dal quartiere di Saione, la stessa zona in cui nella notte tra martedì e mercoledì una 54enne aretina, titolare di un bar, era stata aggredita, legata ed imbavagliata all'interno del suo locale da alcuni malviventi. Buonasera, Nero su Bianco. Questa sera parliamo di sicurezza qui dalla Casa dell'Energia di Arezzo, la Fonderia delle Idee. Saluto l'assessore alla sicurezza del Comune di Arezzo, Barbara Maggi, grazie e benvenuta. Buonasera, e poi il segretario del SAP di Arezzo, Antonio Gibelli, sindacato autonomo di polizia, ben ritrovato. Grazie, e poi Fabrizio Ghirelli, che è un commerciante, un assicuratore di Piazza Zucchi, buonasera. Buonasera. E Piero Franchini, commerciante, ma più che altro volto noto della nostra trasmissione. Buonasera. Allora, volevo cominciare con l'assessore, proprio per fare innanzitutto chiarezza. Già l'ha fatta il sindaco qua, proprio in anteprima 2 settimane fa, che ha chiarito insomma questa storia, no, dell'esercito, che è stata molto sbandierata, no? Soprattutto dai quotidiani, ha creato anche allarme tra i commercianti, perché insomma temevano che la nomea del quartiere potesse peggiorare. Poi invece il sindaco ci ha detto che l'esercito a Saione proprio non era previsto, no? Perché semmai la conseguenza era chiedere appunto le cosiddette strade sicure, liberare così forze dell'ordine eventualmente per Saione. Sì, dunque eventualmente la nostra richiesta è che venga attuato anche presso il nostro comune l'operazione strade sicure. Cosa significa? Significa che c'è un progetto che le forze armate, quindi l'esercito, assieme al Ministero dell'Interno hanno previsto è circa una ventina d'anni che questo progetto sta andando avanti, vale a dire mettere i militari a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, il questore, per gestire certe situazioni con semplicemente regole di ingaggio molto limitate, che regole di ingaggio che sono il controllo del territorio, senza operatività, e quindi non possono fare tutta una serie di servizi. Poi è evidente che in caso di estrema necessità, come ogni cittadino può, diciamo, avere un ruolo attivo, perché se vede che viene commesso un crimine, come uno stupro così, è evidente che può intervenire chiunque per tentare di aiutare la vittima e intervenire. Però questa operazione delle strade sicure viene fatta principalmente nasce da un'esigenza. La particolare situazione che c'erano nel sud Italia, la zona delle cosiddette terre del fuoco, il terrorismo
e quindi l'obiettivo è quello di monitorare e presidiare il territorio che, per quanto riguarda obiettivi sensibili. Questi obiettivi sensibili sono tutti quello che sono obiettivi logistici, quindi che possono essere in comunicazioni, stazioni ferroviarie, luoghi simbolo e ovviamente anche ad Arezzo questi luoghi ci sono, perché tanto per cominciare la stazione ferroviaria d'Arezzo è proprio al centro di quella che è la zona che calamita da diverso tempo l'attenzione di tutti i cittadini, con le problematiche che avete più che ben rappresentato, e che quindi avere eventualmente lì delle attività, dell'intervento dell'esercito che presidia, pur sapendo che non può fare più di tanto, ma è evidente che l'attività di deterrenza viene messa in atto. Per non parlare che io sono convinta di questo, che se i cittadini chiedono maggiore attenzione, chiedono di, che vengano messe in campo e spese tutte le forze a disposizione, secondo me è giusto chiedere, e questo ce l'hanno chiesto i rappresentanti in consiglio comunale dei cittadini, quindi noi non possiamo non tenere conto nell'interesse generale che viene rappresentato in qualche modo dalla base, dalla cittadinanza, attraverso l'espressione più alta dei propri, delle istituzioni, come è un consiglio comunale. Quindi non tenerne conto, secondo me, sarebbe cosa sbagliata. Non è una militarizzazione del territorio aretino, perché chiaramente se anche dovessero, nell'istanza che sto predisponendo, accogliere l'istanza, credo che il numero delle unità dell'esercito che verrebbe impegnata ad Arezzo sarebbe comunque cosa ridotta, e però il deterrente in certe zone può aiutare. E comunque credo che poi questa, la valutazione sarà tecnica e del questore, come impegnarle eventualmente nell'eventualità arrivassero, però ripeto, secondo me io sono dell'idea che tutte le risorse vanno utilizzate. E quindi sarà formalizzata nei prossimi giorni questa richiesta. Sì. Volevo sentire con Antonio Gibelli del Sindacato Autonomo di Polizia come giudica questa iniziativa, se con questa modalità, come è stata spiegata, appunto, anche per fare chiarezza rispetto a tutto quello che si è detto e abbiamo letto, trova il vostro favore? Che cosa si dice anche all'interno delle forze dell'ordine? Diciamo che noi non abbiamo mai visto di buon occhio l'impiego di militari, anche perché quando anche siano formati o ci siano, come diceva appunto l'assessore, delle regole di ingaggio ben precise, non hanno una formazione specifica per lavorare in questo modo. Chiaramente dobbiamo anche tener conto che siamo in un periodo emergenziale e purtroppo le politiche sbagliate che sono state fatte circa un decennio fa, e che sono quelle ben note del turnover al 50%, che hanno portato a questa situazione disgraziata, che praticamente vede una riduzione costante del personale addetto alla sicurezza, quindi polizia, carabinieri, guardia di finanza e quant'altro, e purtroppo non si vede neanche un termine a questa situazione, anzi sta andando sempre peggio. Nei prossimi 4-5 anni ci sarà una riduzione calcolata intorno alle 45.000-50.000 unità. È stata fatta una promessa dal sottosegretario Molteni di 6.000 arruolamenti nuovi, ma purtroppo non c'è traccia di questo provvedimento nella finanziaria, probabilmente se ne parlerà nel 2020. Quindi, appunto, dovendo gestire una situazione di fatto emergenziale che non riguarda solo Arezzo, riguarda tutte le città purtroppo italiane, forse impiegare questi soldati, diciamo così, per vigilare qualche obiettivo, ad esempio, mi è venuto in mente la prefettura, uno potrebbe mettere, che ne so, il militare a piantonare la prefettura, sempre che uno ne giudichi necessario poi, visto che noi siamo sempre stati critici anche sull'impiego attuale degli agenti. Comunque, uno potrebbe, ecco, liberare questi 5 agenti che ci sono lì, potrebbe essere un'idea, anche un presidio fisso in qualche zona. Però appunto il problema grosso sicuramente non potrà mai essere risolto dall'impiego dei militari, ecco, questo è certo. Ci sono sempre agenti che fanno i centralinisti in prefettura? Sì, 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 ma questo noi continuiamo a denunciarlo da anni, ormai abbiamo risolto il cancro di Badia Prataglia,
dopo tanti anni, però ancora c'è il corpo di guardia della prefettura che a nostro avviso non ha motivo di esistere, soprattutto in periodi di vacche magre come quello attuale. Ci sono i poliziotti che fanno sempre i centralinisti della prefettura, della questura, autisti vari, tutele del prefetto, del questore. Noi riteniamo che insomma in periodi come questi anche le autorità dovrebbero fare un esame di coscienza e dire insomma magari è meglio che queste persone siano messe al servizio dei cittadini invece che al nostro servizio. Però purtroppo, nonostante queste continue denunce, queste proposte, perché noi siamo un sindacato propositivo, non ci limitiamo a criticare, di risposte non ne arrivano, fan finta di niente, sì c'è l'esigenza, dobbiamo far sì che sia un ruolo più personale, ma è inutile, cioè il Dipartimento e lo Stato in genere ha già fatto la sua scelta, le città medio-piccole come queste saranno oggetto di abbandono graduale da parte delle forze di polizia a carattere nazionale, a meno che ci sia un'inversione di tendenza, nel senso se un giorno si decidessero a riorganizzare veramente il settore sicurezza, probabilmente avremo, anzi sicuramente avremo operatori da vendere qui in Italia, perché il rapporto della quantità insomma, di addetti alle forze dell'ordine pro cittadino, pro capite, insomma è molto alto in Italia, molto più alto che in tutti gli altri paesi europei, però abbiamo questa frammentazione assurda che chiaramente non giova, no? Perché se abbiamo ancora 4 corpi di polizia nazionali più 2 corpi di polizia locali, abbiamo una dispersione calcolata intorno al 40% circa, non si fa niente a livello nazionale, non si è unificato il numero unico di emergenza, non si fa niente a livello locale per unificare le centrali operative, grosso anche questo problema che attualmente crea un disagio sicuramente importante per tutta la cittadinanza, con continui balzelli, gente che chiama, ti passo questo, ti passo quello, e alla fine poi il problema se n'è andato per conto suo. Quindi ecco, ci sarebbe molto da fare con un minimo di impegno e con poca spesa sicuramente. Insomma, sentire, immagino, no, anche da commerciante che ci sono questi sprechi, no, non è certo simpatico. Ma voi, come avete vissuto voi che siete nella zona Saione, appunto le un'attività lì in Piazza Zucchi, ci aveva creduto che poteva arrivare all'esercito? Ma guardi, io innanzitutto credo nella sicurezza come priorità per un paese civile. Io per professione aiuto i clienti a costruire la sicurezza, faccio l'assicuratore. Devo dire però che nonostante le difficoltà operative che hanno le autorità, il quadro legislativo che sicuramente oggi non aiuta a presidiare il territorio, dobbiamo fare un plauso comunque agli sforzi fatti in quest'ultimo anno, da partire dall'autorità, dall'istituzione comune, alle forze dell'ordine, perché comunque soprattutto sulla zona Saione, nonostante le difficoltà che richiamava anche qui l'ospite accanto a me, effettivamente hanno fatto un grande lavoro e i risultati si sono visti nonostante tutto, perché comunque ci sono delle zone che sono più vivibili. Io quindi spero che una città ricca, civile come Arezzo non abbia bisogno di essere militarizzata, e raccolgo positivamente quanto in un incontro ci ha esposto il sindaco e oggi comunque ribadito anche dall'assessore, che non si tratta di militarizzare un quartiere o la città, si tratta eventualmente nel progetto Strade Sicure di andare a salvaguardare, a presidiare degli obiettivi sensibili, il che potrebbe anche rappresentare un'occasione per liberare le risorse quali polizia e carabinieri invece per controllare e presidiare il restante del territorio, quindi garantire maggiore sicurezza. Ovviamente non sono d'accordo con una cattiva informazione che è stata fatta in questi ultimi tempi, che hanno fatto passare una città come Arezzo come Scampia. Inviterei tutti ad andare a Scampia, sì. Arezzo è una bellissima città, civilissima, dove si sta bene, che sta vivendo anche lei un'emergenza che poi è un po' tipica di tante delle città, attualmente da nord a sud. È una città che invece deve essere valorizzata per tutto quello che di bello può offrire e che sa offrire. Deve essere presidiata, quello sì, per garantire la massima sicurezza, ma mi auguro che non abbia bisogno della militarizzazione. E poi un'altra cosa che devo appunto sottolineare, che un certo tipo di stampa, a mio modo di vedere, ha esagerato in maniera estremamente sindacabile, è sempre di generalizzare.
la zona Saione, cioè quasi ha creato un ghetto, mettendo paura, ma una paura che ha superato i confini locali, perché io ho i familiari in Alta Toscana, mi hanno detto: ma Fabrizio, ma che sta succedendo nella tua zona? Un mio amico parrucchiere l'altro giorno mi ha detto: mi ha chiamato prima di venire il mio fornitore di Lucca a dire: ma mi posso fidare a venire, perché c'è stato un servizio ai giornali, un servizio su Rai 3. Questa non è certamente un'immagine giusta, corretta e consona della città di Arezzo e della stessa zona Saione, perché la zona Saione poi va anche distinta. Nonostante mi dicono che anche nelle zone più calde sia comunque migliorata grazie all'intervento e all'operazione del comune e delle istituzioni, tutte vigili, carabinieri e polizia, è altrettanto vero che ci sono zone che sono tranquille, tipo la mia. A livello diurno invito, e ci vengono le mamme con i bimbi che hanno i bimbi alla scuola Sant'Antonio Filzi, a vivere la piazza, è una zona tranquillissima. Piazza Zucchi, il centro commerciale Arno, tra l'altro fatto di commercianti italiani storici, quindi ha una certa vitalità, è una zona tranquillissima, dove ovviamente c'è un'alta densità di migranti, e quindi ovviamente bisogna impegnarsi anche a un'integrazione. Come dico io stesso, non è che l'integrazione si può fare da una parte sola, va fatta da ambo le parti, e talvolta non è così vero che è colpa di noi arettini o noi italiani, molto spesso sono loro che non vogliono tanto, esatto, però parliamoci chiaro, non è Scampia la zona Saione. Ci dobbiamo fermare un attimo, poi ripartiamo da Piero che ci fa una sintesi di quello che ha sentito, insomma, di se si trova d'accordo e con chi. Tra poco. Bella inquadratura con cui ripartiamo, molto artistica questa qui dalla Casa dell'Energia. Allora, stiamo parlando di sicurezza, in particolare, senza generalizzare, però nella zona di Saione. Allora, chiedo a Piero Franchini, che è anche un commerciante conosciutissimo proprio anche di quella zona, non solo di quella zona, ma anche di quella zona. Allora, abbiamo sentito l'assessore che ci ha fatto chiarezza, no, su quella che è poi la storia di strade sicure. Abbiamo sentito Antonio Gibelli che comunque ci ha detto quali sono gli sprechi, e poi l'invito di Fabrizio che dice, insomma, non si può generalizzare, Arezzo non è Scampia. Sì, allora, dunque, io ho sentito, diciamo, la parola che più mi ha colpito è stata quella appunto di Gibelli, che ha detto che bisognerebbe fare un po' di esame di coscienza. Effettivamente questi esami di coscienza spesso e volentieri mancano, perché onestamente, specialmente negli ultimi tempi, diciamo, mancano gli ultimi tempi dico gli ultimi 10 anni, insomma, ecco. Perché? Perché appunto siamo andati sempre a tagliare là dove effettivamente invece non serviva tagliare, anzi dovevamo incrementare. Abbiamo sempre incrementato invece questa burocrazia, che noi la vediamo appunto nelle imprese, la vediamo appunto soprattutto, diciamo, in tutti i modi e in tutti i sistemi là dove andiamo a toccare. Ecco, quindi io dico che l'esame di coscienza andrebbero fatti, perché effettivamente, come si diceva prima appunto, sugli sprechi appunto che ci sono nel riorganizzare, cioè nel non riorganizzare appunto queste diciamo forze che noi abbiamo, e che sono invece frammentate, quindi ognuno fa poi magari si va in due nel solito posto, oppure, ecco, perché chiaramente sono molto dispersive. Quindi ecco, io dico che probabilmente lì è vero che ultimamente diciamo le cose vanno un pochino meglio, però io credo che non servano queste misure tampone. Io credo che qui veramente bisognerà, siccome abbiamo parlato che non è solo Arezzo, anzi sono tante le città, Scampia è da anni, da decenni che esiste, quindi cosa abbiamo fatto per cercare di riorganizzare effettivamente le forze dell'ordine perché queste funzionino e non ci sia bisogno poi di militari, o non ci sia bisogno poi di la gente che dice, parla delle ronde e via discorrendo. Quindi ecco, secondo il mio punto di vista, ecco, il discorso che noi dobbiamo fare, e quindi tutti insieme, compreso le amministrazioni comunali, le regioni, eccetera, dobbiamo battere il pugno, ma anche fra di noi il pugno, non che il pugno contro gli altri, il pugno anche fra di noi, e dire dov'è che noi pecchiamo, sbagliamo, dov'è che noi
non ci organizziamo per prevenire e per cercare di organizzare, perché noi abbiamo visto gli immigrati che arrivano, poi dopo si mettono lì, non si fa niente, quindi questi vanno al giro, delinquono, fanno e via. Quindi, poi ci sono una serie di cose, insomma, per la quale non abbiamo voluto e non intendiamo fare niente. E quindi ecco, poi dopo ricorriamo a queste cose brutte, che perché secondo me in una zona dove, io dico, parlo per me, in una zona dove ci sono i militari, ho qualche dubbio andare a fare la spesa. Vado magari in un posto dove non ci sono i militari, insomma, ecco, per dire, dove tutto funziona meglio, dove... E quindi ecco, già c'è la crisi appunto sul commercio, quindi sappiamo la crisi per le vendite online, la crisi per i grossi centri commerciali. Quindi ecco, secondo il mio punto di vista, voi immaginate cosa succede se pian piano, a forza di queste misure tampone, a forza, pian piano si comincia a spopolare, e abbiamo visto anche via Vittorio Veneto, ci sono tantissimi fondi vuoti, e alle fine se le città rimangono, diciamo, deserte, come sono rimasti ormai tanti centri, piccoli centri, per dire, no? Quindi ecco, secondo il mio punto di vista questo è l'errore più grosso che noi possiamo commettere. Quindi quello che io chiedo che non si arrivi al punto che dopo bisogna trovare delle misure tampone, ma si cerchi veramente di riorganizzare tutto, e cioè partire appunto dalle forze dell'ordine, che devono essere riorganizzate, devono essere appunto messe, perché io, se ognuno di noi va nei vari comandi lì, noi vediamo un sacco di gente che è costretta a star lì a fare gli impiegati. E quindi, secondo il mio punto di vista, gli impiegati dovrebbero essere un'altra cosa. Non può essere il carabiniere oppure il poliziotto che è costretto a fare l'impiegato. Quindi perché? Perché la burocrazia... Invece, secondo il mio punto di vista, ci dovrebbero essere due cose distinte. Cioè, il poliziotto deve andare a fare la sicurezza di cui... E lo Stato ci deve garantire che ci deve essere. Sentiamo Angelo Rossi, che anche lui è un commerciante di Via Piave, oltre che consigliere comunale del gruppo misto, perché su questo spesso è intervenuto, credo era anche lui alla delegazione. Era presente col sindaco anche l'Angelo Rossi. Di consigliere o di commerciante? Dai, abbiamo approfittato entrambe le vesti. Okay. Vediamo un po' che cosa ci ha detto. Ecco, c'è stata questa riunione con l'amministrazione comunale, e poi c'è anche questa chat, insomma, dei commercianti che sicuramente comunicano in maniera un pochino più precisa e puntuale con le forze dell'ordine. Che cosa è venuto fuori? Dall'incontro del sindaco, il sindaco è venuto fuori una cosa che noi sapevamo tra l'altro già, però in tutti i media, diciamo così, è passata malamente, cioè nei media è passato che l'esercito arriverà a Saione, l'esercito pattuglierà per Saione, ci sarà una sorta di militarizzazione dal Colle del Pionta a tutto quanto. Non è possibile, non è così, perché l'operazione Strade Sicure, si chiama così questa iniziativa governativa, che tra l'altro è molti anni che è attiva, per la quale è stata fatta la richiesta dei militari, si basa sulla sicurezza antiterrorismo, cioè gli obiettivi devono essere sensibili, obiettivi terroristici, cioè può essere una stazione, può essere una cattedrale per via del simbolo della cristianità, di sicuro non può esserlo un quartiere, e oltretutto i militari non hanno nessun tipo di possibilità di compiere operazioni di polizia, e questo è importante, quindi i pattugliamenti loro non li fanno. Ecco, ma questo è... Allora, è davvero necessario fare questa richiesta? La domanda sarebbe un po' questa. Ma impostata così, cioè in termini di antiterrorismo, se hanno la sensazione che ci si possono essere degli obiettivi sensibili ad Arezzo dal punto di vista terroristico, perché no? Però impostarla per come è stata presentata, tra l'altro, a tutti i media che hanno fatto un'operazione gigantesca di disinformazione, a questo punto si può dire, come un'operazione di pattugliamento per un quartiere, ecco, Saione non ha bisogno di essere militarizzato. Questa è la mia opinione. Allora, noi non siamo tra questi media, lo dico io, non lo faccio dire lei, perché noi abbiamo fatto parlare il questore, la gente. Proprio la gente dice, forse l'esercito no, però più sicurezza sì, più presenza delle forze dell'ordine, addirittura alcuni cittadini dicono a piedi, cioè di modo che un po' viso a viso possano incrociare anche gli sguardi dei cittadini. Certo, però bisogna calcolare questo, che 2 anni fa, quando Saione è stata, diciamo, oggetto di un grave problema di ordine pubblico con delle risse importanti, che poi hanno portato, dopo un paio d'anni di investigazione, anche degli arresti importanti,
Ecco, è stata fatta un'operazione di polizia gigantesca sul quartiere. Il quartiere non è quello di 2 anni fa dove c'erano le risse, dove c'erano gravi problemi. È stato veramente fatto... Cioè, voi dovete, cioè, chi ci abita lo dovrebbe vedere tutti i giorni che passano 10-12 pattuglie al giorno, fanno tutte le strade. Cioè, la situazione si è normalizzata, quindi c'è chi afferma il contrario, che è una situazione fuori controllo a Saione. Fa un'operazione... intellettualmente disonesta. Antonio Gibelli, che ovviamente fa questo di lavoro, ma che situazione c'è, nel senso lavorare anche, immagino, nei servizi che fate a Saione, cioè rispetto anche a prima, è ulteriormente peggiorata? Che situazione trovate? Ma io anche a costo di essere tacciato di disonestà intellettuale, diciamo, allora sì, diciamo che a Saione non sono più accaduti fatti eclatanti come quello che appunto ricordava la famosa rissa, no? Sì, la rissa di Saione, episodi di questo genere no. Però comunque si interviene, non dico quotidianamente, ma almeno un giorno sì, un giorno no, sempre per gli stessi problemi, segnalazioni di spaccio, zuffe tra spacciatori. Ci sono state anche delle violenze sessuali in ambito comunque Pionta, Campo di Marte, quindi i problemi ci sono sempre. Diciamo che i servizi straordinari sono stati organizzati, ne vengono organizzati tuttora uno alla settimana circa. Quello che manca, e mi ricollego ovviamente a quello che ho detto prima, è la risorsa per gestire l'ordinario. Cioè ormai il Dipartimento, diciamo, ha fatto la sua scelta, cioè di dislocare parecchie unità nei cosiddetti reparti di prevenzione e crimine per quanto riguarda la Polizia di Stato, in maniera tale che è una sorta di reparto volanti regionale che interviene in varie realtà, un giorno alla settimana viene ad Arezzo, un altro va a Lucca, un altro a Grosseto e quant'altro. Questi servizi sono utili sicuramente, anche come sono stati organizzati con la collaborazione della Polizia Municipale, la Guardia di Finanza e quant'altro. Il problema è che quando poi ti ritrovi di notte con 2 agenti a presidiare tutta la città e a gestire quindi anche potenziali interventi a Saione, così come a San Leo, come qualsiasi altra zona della città, è lì che nasce il problema. Ed è lì che il cittadino non ha un servizio adeguato, perché ti ritrovi ad avere un sacco di interventi in coda che non riesci a gestire o li gestisci con ritardo, quindi fornendo un servizio non adeguato alla cittadinanza e ponendo a rischio l'incolumità degli operatori addetti, perché quando io poi mi ritrovo ad intervenire in situazioni dove potenzialmente ci possono essere dei pericoli, quindi 10-12 persone che possono fare cazzotti, che si azzuffano e quant'altro, in 2 non si può gestire questa situazione. Non abbiamo gli strumenti, ma non abbiamo neanche le risorse ordinarie per gestire questi problemi. Quindi il problema, appunto, che ho evidenziato prima e anche adesso sarebbe, cioè per risolvere il problema che ho evidenziato prima e anche adesso, bisognerebbe riorganizzare tutto il sistema sicurezza a livello non solo aretino, anche a livello proprio provinciale. Cosa che nessuno ha mai fatto e nessuno vuole fare. Il questore dovrebbe fare chi? Il questore è perfetto, fanno un sacco di riunioni per l'ordine e sicurezza pubblica. Riunioni dell'ordine e sicurezza pubblica, ma servono poi queste riunioni? Ma probabilmente sì, per organizzare singoli eventi, però a quanto pare non è mai stato deciso niente per l'ordinario. Cioè qui bisognerebbe dire, mai, signori miei... Una curiosità, sì. No, perché noi frequentiamo ovviamente, che ne so, anche eventi sportivi, no? Ci sono delle partite che non hanno alcun significato dal punto di vista della, spesso addirittura senza tifosi avversari o con 2 tifosi, e vediamo nel piazzale dello stadio sembra veramente uno schieramento antisommo. E uno si chiede perché, quando invece ci sarebbe bisogno di questi, ma ce lo chiediamo anche noi, non vengono impiegati per altri motivi? Ce lo chiediamo anche noi, perché diciamo che l'attuale gestione della questura, il questore attuale, ha dato molta importanza all'ordine pubblico, secondo me, secondo noi del SAP, sovrastimando molto tante manifestazioni. Cioè per ogni sagra della dentiera qui ci si mette un poliziotto, un carabinieri, non so dove si tenga, però per carità, no, nel senso, si terrà, si terrà anche quella, cioè, dipende se è fuori dal regolamento però del comune. Quindi a mio avviso l'abbiamo visto anche con delle recenti statistiche, insomma i servizi di ordine pubblico sono schizzati, sono triplicati rispetto alla precedente gestione. Io, come poliziotto che ha più di 30 anni di esperienza, secondo me questo è uno spreco di risorse.
però probabilmente non ho, diciamo così, l'esperienza, non so, che magari può avere un questore che è stato in altre parti d'Italia, che ha gestito situazioni sicuramente anche diverse, anche più importanti rispetto a quella retina. Però ecco, diciamo, la storia dice che questa è la direzione sbagliata. Perché? Perché fino ad ora non c'è mai stata data tutta questa importanza a tutti i minimi eventi. Cioè, c'era la partita dove giustamente i servizi di intelligence, chiamiamo, segnalavano la presenza di numerosi tifosi avversari e quindi si organizzava un servizio adeguato. Quando appunto non è previsto, non è, normalmente non si faceva tutto questo baccano. Purtroppo noi l'abbiamo denunciato, segnalato, abbiamo richiesto più volte un intervento in questo senso, anche perché per quanto ci riguarda comporta, cioè, un sacco di cambi turno, diciamo, indennità da pagare e disagi per il personale anche. Torniamo subito, tra un attimo. Di nuovo insieme a Nero su Bianco dalla Casa dell'Energia di Arezzo. Ritorno dall'assessore Barbara Maggi, perché con questa situazione che ci è stata descritta, no? Anche proprio di carenza di organico della polizia, anche per un'amministrazione comunale, per quello che ovviamente può fare, insomma, non è semplice, no? Poi garantire sicurezza se purtroppo, no? La stessa polizia ci dice che hanno una forte carenza d'organico. Purtroppo la carenza d'organico è endemica su tutte le istituzioni pubbliche, perché prima di tutto non sono stati fatti concorsi, c'è stato il blocco delle assunzioni, per dire, nelle io parlo dal punto di vista, sia conosco la situazione del Ministero dell'Interno, ma per quanto riguarda le amministrazioni comunali abbiamo avuto un blocco totale delle assunzioni per 2 anni quasi, perché doveva essere riassorbito a seguito della legge Delrio il personale delle amministrazioni provinciali, e poi sono state ridate le assunzioni col contagocce. Solo da un anno, specialmente ora per il 2019, sono previste la possibilità di assumere. Però i problemi vanno comunque affrontati e quindi bisogna mettere in campo tutte le forze che abbiamo a disposizione. Chiaramente io voglio ringraziare, perché ad Arezzo i reparti speciali della prevenzione anticrimine che hanno ufficio regionale, regolarmente almeno 2 volte alla settimana vengono condotte operazioni, e grazie a questo tipo di operazioni che viene tenuto sotto controllo anche il fenomeno dello spaccio e con tutte le annessi e connessi di questo. È evidente che si può fare sempre meglio e noi ci impegniamo a fare questo, e c'è un ottimo comunque coordinamento per cercare di evitare al massimo sovrapposizioni negli interventi. La Polizia Municipale sta facendo la sua parte, noi nel nostro piccolo, ma contribuiamo, cerchiamo di migliorare la situazione dal punto di vista numerico della composizione della Polizia Municipale Aretina, e tant'è che abbiamo assunto 6 agenti della Polizia Municipale, 4 sono in programma per il prossimo anno. Mi rendo conto che sembrano cifre poco importanti, ma dobbiamo fare i conti con un'economia di tutta l'amministrazione comunale che è carente, e in più dobbiamo fare anche conti con un personale che ormai ha un'età media di circa 50 anni, quindi abbiamo anche quest'altra problematica. Però ripeto, al di là di questo, noi cerchiamo di combattere quello che è la sicurezza sotto tutti i punti di vista, perché la sicurezza è fatta da un insieme di specifiche, quali, che so, la sicurezza si dà anche con un'illuminazione corretta dei luoghi. Sono stati fatti tantissimi punti luce, si stanno mettendo anche in tutta quella che è la zona, oltre che del Pionta, la zona quella dove c'è la comproprietà con l'università, la ASL e il comune di Arezzo. Il sistema di telecamere di videosorveglianza, nel giro di 3 anni siamo arrivati che c'erano circa 80-90 telecamere che funzionavano con sistemi di comunicazione diverse, è stato uniformato, ora abbiamo oltre 200 telecamere, sono state attestate nella sala operativa non solo della Polizia Municipale ma della Questura prima e del Comando Provinciale Carabinieri dopo. Cerchiamo quindi, diciamo, di sopperire
per quanto riguarda la sicurezza sotto vari aspetti, perché la sicurezza è fatta col decoro, la pulizia delle strade. È vero che la gestione della pulizia della nettezza urbana è in mano, è stata esternalizzata, ce l'ha e viene gestita da Sei Toscana. Cosa che non funziona, tra l'altro. Sì, però il comune si è impegnato a controllare che tutte quelle che erano gli accordi che dovevano essere siglati venissero rispettati, quindi si era prevista la pulizia nei tot strade con una certa periodicità, che venga rispettata la periodicità. Facciamo fare delle operazioni straordinarie di pulizia quando ci sono degli eventi. E ripeto, si cerca di centrare in tutti i modi l'obiettivo sicurezza, che è fatto da tutta una serie di modalità, e è chiaro che quella più importante, il nocciolo, è la sicurezza data dalle forze dalla nostra polizia locale, che contribuisce, collabora con le forze di polizia dello Stato, sotto la guida del questore, la guida politica del prefetto. E quindi, diciamo, noi cerchiamo di... Sì, però quello che io dicevo prima, e lo ripeto, per dire, ecco, si disperdono delle energie, perché poi andiamo sul pionta, per dire, io sento da anni di cercare di trovare questo accordo fra le quattro, mi sembra, proprietà, tre proprietà, quindi, ecco, che poi, diciamo, sono tutte poi proprietà pubbliche o semipubbliche, insomma, perché non, ecco, quindi, e non si trova un sistema che possa veramente cercare. Lì ci sono ancora parti, ville abbandonate, ci sono ancora recinzioni, non recinzioni, quindi, ecco, secondo il mio punto di vista è qui che poi dopo il cittadino si arrabbia, perché non si capisce perché va a finire che il cittadino paga tante di quelle tasse e poi dopo trova difficoltà sulla nettezza urbana, e lì ci sono problemi, e lì avviene che quello lo rimettono in galera, poi dopo alle fine, per dire. Cioè, poi dopo sono cose che sono gestite anche, queste cose spesso sono gestite dalle istituzioni pubbliche, cioè, vale a dire, l'ATO è in mano ai comuni, quindi, cioè, nel senso, poi dopo alla fine va a finire, no, che... Ma è stato dato in gestione, è stata una scelta politica Monti, che poi è stata in gestione a un'altra società, ma ormai l'unica modalità che ha... Perché la 6 era cotta, lo sapevano anche i cavalli che corrono al Paio di Siena, lo sapevano, quindi, ecco, invece diciamo che probabilmente si è fatto poco per cercare, al momento in cui hanno arrestato qualcuno lì, probabilmente si doveva fare qualcosa di più. Io non do colpi a nessuno, però io dico che se lì non ha funzionato, perché addirittura, cioè, c'erano appunto cose che si facevano che erano illegali, e quindi io, secondo di me, lì si doveva proprio prendere il toro per le corna e cercare di vedere, perché poi dopo io più volte ho mandato le immagini di quello che succede lì nelle zone, in Piazza Arismondo, fatte vedere a Calzeta. Lì puliscono una volta ogni 15 giorni, ogni 15 giorni vengono, e lì ci sono un sacco di persone che vengono appunto lì a bivaccare in quelle panchine, che ci dormono, e lì ci lasciano di tutto. Io la mattina prendo e spazzo, porto via la roba più grossa, però non è il mio compito, perché io, se vado a vedere quanto pago nei tre negozi per quanto riguarda il discorso del servizio della nettezza urbana, chiaramente, cioè, mi viene male a dover dire che devo anche intervenire lì. E quindi, ecco, queste cose, secondo me, pesano. Poi dopo chi è il responsabile io non lo so e non lo voglio nemmeno sapere, perché chiaramente, anzi, non voglio nemmeno puntare il dito su, però, ecco, di fatto quando risponde, perché tra l'altro, se non ricordo male, era un protocollo che fu firmato addirittura dalla prima giunta Fanfani, di armonizzare, no, sì, le proprietà, esatto. E che sono anni che se ne parla, sì, hanno avuto due mandati, Fanfani 1 e Fanfani 2, sì. E questa cosa non è stata risolta, adesso non so comunque, a che punto è il Pionte è continuamente, dal punto di vista tenuta dei giardini, della, sì, falciatura dell'erba, così il comune si è fatto per, sì, la sua parte, e anche so per altre parti, all'ufficio manutenzione e la delega del vice sindaco Gamurrini, ma so che hanno impiantato nuovi punti luce, nuovi telecamere, c'è una continua manutenzione del verde pubblico.
Vengono inoltre fatte continuamente attività ricreative, spettacoli, sportive, per cercare di vivacizzare quest'area. E purtroppo i vigili urbani li abbiamo incontrati anche noi. Cioè, i vigili urbani continuamente ci sono passaggi sia della Polizia di Stato che dell'Arma dei Carabinieri. È chiaro che si è fatto questo discorso appunto di una carenza, diciamo, che il numero delle forze in campo è quello che è. Cerchiamo di utilizzarle al meglio e su questo è evidente. E poi cerchiamo anche di mettere in campo tante altre iniziative e tante altre attività per dare il meglio, per una risposta cittadini, che è la cosa più importante. Un flash da Antonio Gibelli sul Pionta, no? Perché anche noi spesso, insomma, a volte siamo anche in difficoltà noi stessi a entrare, a filmare, comunque a far vedere cosa succede, perché pare che non voglia, no, anche ricordi, è successo anche Porcinai, che è il nostro operatore, insomma, c'è stato quasi un tentativo di aggressione perché pensava che lo stessimo riprendendo lui, eravamo lì a parlare di Lecce, figuriamoci, no? E questo ho pensato che volevamo riprendere, questo per dire comunque c'è un clima. Una volta questo Arezzo onestamente non succedeva, nel senso che bisogna noi avere anche paura, anche perché sanno che poi dopo la paura è limitata, perché esatto. Poi dopo non gli fanno e al Pionta quando entri vedi questo gruppetto di, no, quasi che fanno la posta, oppure addirittura su nella Pinetina. Sembra territorio, insomma. Di fatto lo è. Di fatto lo è. Cioè, queste sono persone che sono spesso richiedenti asilo? Chi sono? No, la maggior parte sì, sono cosiddetti profughi, chiamati anche in tanti modi, richiedenti asilo, motivi umanitari. Qualcuno quant'altro. Li chiama anche risorse umane. Ah sì, sì, in passato. Umane sono, risorse, diciamo. Comunque no, diciamo che chiaramente qui ha toccato un altro argomento principe che riguarda la sicurezza e che purtroppo ben difficilmente sarà risolto anche dalla politica nazionale, cioè il problema della gestione di queste persone, cioè nel senso la maggior parte sono regolari, però adesso pian piano passano gli anni anche per loro chiaramente, quindi dopo il periodo iniziale in cui c'è stato un po' di difficoltà per l'identificazione, per l'inquadramento della loro, diciamo così, posizione, no? Le commissioni hanno lavorato tanto, ci sono stati chiaramente fatti i ricorsi da parte di tutte le persone interessate, no? Però dopo un certo numero di anni, 2 anni, 2 anni e mezzo, 3 anni, si arriva ad una definizione della posizione di queste persone. Quindi queste persone, se non hanno diritto, vengono espulse. Però vengono espulse, diciamo così, sulla carta. Il problema è che non c'è poi l'espulsione effettiva dal territorio nazionale. È un disegnino, nazionale. Insomma, come il disegnino dei bambini. Insomma, sì, sì, sì. Vai via. Praticamente vai via. Non c'è la possibilità di eseguirle queste espulsioni. Quindi questa gente bivacca, rimane qui nel territorio nostro, si sposta da altre parti, comunque fa sempre danni. Perché? Perché non può lavorare, perché essendo clandestini di fatto entrano nello stato di clandestinità, non hanno più il vitto, non hanno più l'alloggio e sono costretti chiaramente in qualche modo a campare. Ora non è che voglio giustificare la loro posizione, però diciamo che di fatto questo è un problema grosso. Ora il nostro nuovo ministro dell'interno ha parlato di istituire centri di permanenza in tutte le regioni. Noi non vediamo l'ora per cercare in qualche modo di ripulire la città da queste presenze che ovviamente sono che ufficialmente dannose. Sono ospiti di qualche struttura. Cioè dove allora, dobbiamo... l'ospitalità nelle strutture adesso è gestita in maniera più rigorosa e quindi quando queste persone commettono dei reati o comunque si rendono responsabili di situazioni di non mancato rispetto delle regole che ci sono all'interno di questi centri, vengono espulsi da queste strutture. Il problema sì, per un verso si risparmiano le risorse impiegate per mantenerli, per un altro però chiaramente queste persone poi di fatto sono in mezzo alla strada e quindi che vanno a fare? Vanno a spacciare, vanno a rubare, i bambini ci riderebbero, vanno a delinquere, certo. Che vengono espulsi e quindi, poi invece dove? Quello che ci si chiede, anche quella vasta operazione dei carabinieri su quella rete di spacciatori, no? Cioè come finiscono, ci deve essere comunque un'organizzazione dietro, cioè come vengono al di là dello spacciatore, no? Che viene preso, il richiedente asilo che per, diciamo, sbarcare il lunario, no? Si mette a spacciare, però evidentemente
chi lo ha ingaggiato, cioè dietro ci deve essere un'organizzazione grossa. Certo, no, ma sicuramente a livello investigativo le operazioni vengono fatte magari non qui ad Arezzo, però insomma ci lavorano sicuramente, sono magari notizie anche meno eclatanti, però notizie che magari vengono diffuse una volta ogni tanto, perché sì, arrivare poi a chi gestisce, chi tira le fila di queste, tutti questi piccoli spacciatori, ci vuole tempo e ci vogliono risorse appunto che non ci sono. Poi volevo solo puntualizzare una cosa ricollegandomi a quanto detto l'assessore prima. È vero che il reparto prevenzione crimine come la Toscana ci dà una grossa mano, le operazioni sono servite, è vero, però paradossalmente dobbiamo anche renderci conto che queste operazioni a noi ci costano una conseguenza, a noi e anche ai cittadini. Perché? Perché arrivano questi ragazzi del reparto prevenzione crimine, fanno l'operazione, ti arrestano 2-3 persone che dopo tu devi gestire, perché loro se ne vanno a Firenze e tu rimani qui ad Arezzo con le poche risorse disponibili a dover guardare queste persone che chiamano perché devono andare in bagno, perché hanno vomitato, perché sono stati male, perché hanno fame, perché sì, hanno sete, perché... E tu ti ritrovi... Cioè quando sono tipo in camera di sicurezza. Sì, in camera di sicurezza, infatti mi scusate, io non ho specificato questo particolare. Chiaramente tu per 2 giorni di fila non riesci più a fare niente. Cioè fai il badante di queste, certo, di queste persone. Quindi anche lì, cioè, bisognerebbe organizzare a monte, cioè sì è vero, facciamo l'operazione, facciamo vedere alla cittadinanza che ci diamo da fare, però poi nessuno dice quello che accade poi in conseguenza di queste operazioni, perché se le risorse, la coperta è corta, è corta. Bisogna smettere di fare queste cose a tampone, insomma. Probabilmente sono, sì, anche sì, magari gestire l'ordinario meglio, perché già avere una situazione sotto controllo quotidianamente, nel senso il cittadino segnala, chiama, prontamente c'è una risorsa, buona in questo caso, disponibile per affrontare il problema. E invece purtroppo questo non accade. E nessuno affronta questo problema, e questa è la situazione gravissima che a mio avviso andrebbe attenzionata e che purtroppo nessuno considera. Pubblicità. Ultima parte di Nero su Bianco, qui alla Casa dell'Energia, stiamo parlando di sicurezza. Vediamo questo viaggio di Greta Settimelli che ha chiesto alla gente anche la percezione di questa storia dell'esercito. Sentiamo. Esercito sì o no qua ad Arezzo? Certo che ci vuole. Ci vuole. Perché ci vuole? Perché è casino. siamo estranei a casa nostra, come si dice. Siamo noi gli immigrati, mi sembra, tra non molto è così. Il problema sono gli immigrati? No, nessun problema, però diciamo, si vedono, non è. Invece di lavorare stanno sempre in mezzo alla strada. Se facessero qualcosa di utile fosse meglio. Ma chi lo sa, può darsi. Con tutti i giri che ci sono abbiamo paura. Paura? Paura proprio. Un po' di pensieri, diciamo così. Anch'io sono d'accordo con lei. Un po' di protezione magari sì, farebbe molto bene, perché ne abbiamo bisogno. Tante cose che sono successe, sì, che pensieri un pochino ce li danno. L'esercito? No, ma magari un pochino più di controllo, forse sì. È un po' movimentata la sera la situazione qua, sì. Va benissimo, per me ci possono stare... Magari averlo l'esercito qui. Perché magari? Magari perché ci si sentirebbe più tranquilli, sicuramente. Scusi, gli posso fare una domanda? Esercito sì o esercito no qua ad Arezzo? Scusa, io non ho capito, non ho parlato italiano. Sì, ci vuole. Allora, questo fa capire anche come le cose, no, arrivano anche in modo distorto, poi chiaramente, non per colpa ovviamente delle persone, di quello di cui si parla. Allora, che chiedo a Fabrizio, ecco, soprattutto queste cose che ci ha detto Antonio Gibelli, insomma, sei un po' più preoccupato perché hai sentito, la notte ci sono solo due poliziotti. Allora, è emerso chiaramente... anche dagli ospiti qui presenti, che il quadro generale normativo non è di certo favorevole, non favorisce, non agevola il presidio del territorio, l'organizzazione, il coordinamento. Allora, auspicando in un quadro normativo più favorevole, nella sensibilità dei nostri politici verso un problema che non è di Arezzo, di alcune zone di Arezzo, purtroppo è generale, nazionalizzato, auspicando quindi che si mettano in atto a livello normativo e a livello operativo
delle leggi che possono favorire il controllo, ribadisco, non è certo la militarizzazione così come è stata recepita che risolve i problemi, perché è stata chiarissima prima l'assessore dicendo i militari non hanno funzione operativa, potrebbero fare un po' di deterrente perché vedi sul territorio delle divise. Quando vai alla stazione Termini che vedi, no, quei militari vedi. Però attenzione, possono creare nello stesso tempo anche un'immagine della città non certo positiva e secondo me è una sconfitta per la città se venisse vissuta, se venisse recepita come la vivono certe persone che prese da uno stato emozionale derivante da un momento di insicurezza particolare, sì, ci vuole l'esercito, ma l'esercito non va inteso in quella maniera lì. Io sono dell'idea che ci voglia più presidio del territorio da parte delle autorità locali, della polizia, dei carabinieri e che queste siano facilitate nel loro compito da un quadro normativo. E sappiamo, infatti speriamo nella sensibilità politica, a partire anche dai nostri rappresentanti locali, che sono comunque legati tramite il loro partito al centro, affinché si facciano portavoce. Ma vorrei porre il problema, la questione anche da un punto di vista del cittadino. Il cittadino oggi, per far fronte ed aiutare le stesse istituzioni, con grande senso di responsabilità, abbiamo il dovere di vivere le piazze, di vivere la nostra città, di partecipare a realizzare eventi, manifestazioni, perché una città che vive, un quartiere che vive, una piazza che vive, aiuta a debellare, aiuta a limitare i fenomeni come lo spaccio, come il bivacco. Quindi anche noi, anziché farci trasportare dalla paura, facciamoci promotori nella nostra città, partecipiamo. I commercianti sul territorio sono un presidio importante dello stesso, sono un presidio che possono collaborare e dare una mano alle istituzioni e alle autorità. Allora, anziché andare su internet, sull'online, valorizziamo anche il commercio di strada, di prossimità, perché hanno anche una funzione, un ruolo sociale che mantiene viva, civile, vitale una città, e la città di Arezzo merita una pubblicità non perché viene associata a Scampia, un'immagine di Scampia, perché è una città che dal punto di vista culturale, storico e patrimoniale rappresenta una risorsa incredibile. Andate a vedere, non ultimo, anche la mostra di Acebes. Anziché ritenere Scampia Arezzo, che non è assolutamente vero, partecipiamo e valorizziamo ciò che Arezzo ci offre e grazie anche all'istituzione comune ci offre. Quindi viviamo, e aggiungo, Fabio, permettimelo, sì, proprio per dire, Piazza Zucchi, che non può fare testo perché è limitata, comunque anche se è inserita in un contesto tra i più popolosi della città di Arezzo e dove appunto anche il tasso di immigrati è notevole, ha cercato di dare una risposta organizzando il martedì, grazie a Confesercenti, Confagricoltura e CIA, un mercatino di saperi e sapori che è stato patrocinato dal comune, che ringrazio tuttora, che è diventato un'occasione di incontro, di aggregazione tutti i martedì. E ora ci sono anche le castagne novelle, quindi invito tutta la cittadinanza a venire in Piazza Zucchi e a scoprire che è una zona tranquilla e come far vivere una piazza diventa positivo per riappropriarsi appunto dei propri spazi e soprattutto per allontanare quei fenomeni di spaccio, di piccola criminalità che purtroppo sono diffusi in tutta la città. Ma abbiamo, allora, non aspettiamo che arrivi solo dall'alto, partecipiamo, facciamo con grande senso civico e di responsabilità la nostra parte anche noi. Usciamo come di casa, cittadini. Usciamo di casa. Martedì tutti che ci sono le castagne novelle del territorio arettino. È un'occasione, vi aspettiamo in Piazza Zucchi. A mangiare le castagne. Un flash con l'assessore, se c'è questo rischio che diceva, cioè della la visione del militare che potrebbe dare un'immagine, una arrivarezza alla stazione del militare potrebbe dare un'immagine, questo che voleva dire, no? No, io ho detto che gli obiettivi sensibili, sì, si è ritenuto, sì, da chi di competenza
devono stare per l'amor di Dio, però bisogna far chiarezza, perché qui qualcuno è convinto anche dalle interviste che arrivano i militari e risolvono tutto. No, l'operatività la devono fare il presidio sempre polizia, carabinieri e e la polizia municipale. Poi se negli obiettivi sensibili c'è il militare, però con la consapevolezza della cittadinanza di qual è il ruolo, può anche andare bene. Sicuramente liberano le risorse della polizia, dei carabinieri, per presidiare le altre zone del territorio. Come ho detto all'inizio, l'eventuale presenza di militari nelle zone dove ci sono obiettivi sensibili, come un'infrastruttura, come può essere la stazione, che è in un punto che è fra i Giardini Porcinai, Campo Marte, tutta questa zona, non c'entra è una, diciamo, è un elemento, cioè fatta la sicurezza 100, rappresentano un 2%, significa utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per dare maggior sicurezza, non solo effettiva, ma anche la sicurezza sentita, perché la percezione della sicurezza è un'altra tematica molto importante. Quindi, ma non è certo, non è che mettendo 6 militari, 8 militari agli obiettivi sensibili risolveremo i nostri problemi, nella maniera, però possono contribuire, essere un grosso deterrente, e comunque gestite dal signor Questore potrebbero liberare ulteriori risorse per avere più operatività delle altre forze di polizia nel nostro territorio. Ecco, questo lo voglio ribadire, non è certo che i problemi della sicurezza, la sicurezza urbana e la sicurezza in genere li risolviamo con un presidio con l'operazione Strade Sicure, però ripeto, se io sono dell'idea che una tematica così complessa come quella della sicurezza dobbiamo cercare di, non dico risolverla al 100%, ma di portare dei risultati buoni, soddisfacenti, con tutte le armi che abbiamo a disposizione. Se possiamo, diciamo, utilizzare 10 risorse, diamoci da fare e sfruttiamone 11, perché poi c'è noi dobbiamo ascoltare le istanze dei cittadini. Sentiamo quest'ultimo episodio che è avvenuto, l'ultimo insomma, almeno in ordine di tempo, la testimonianza di questa barista di via Romana, che così racconta quello che sarebbe accaduto. Niente, ho lasciato la porta accostata, che stavo fumando e impacchettando, che venerdì mattina consegno le chiavi del locale. Ho messo vista, cioè è stato un uragano addosso, perché mi hanno preso, scocciato i bracci, cioè non lo so nemmeno io. Non so nemmeno se ho avuto paura, non mi sono resa conto di niente. Prima buttato da una parte vicino all'armadietti, qui dietro vicino al bagno, e poi mi hanno chiuso un cuscino. Gli ultimi clienti li ho mandati via verso le 2, che io ho cominciato a pacchettare, volevo stare da me a fare le ultime cose. Quindi ho chiuso la porta chiave quella, fumando, ho lasciato un pezzettino di quella aperta. Loro cercavano probabilmente del denaro. Ma io senti, addirittura avevo borselli con l'incasso che sia delle macchine che avevano fatto il venerdì, che domani c'avevo da fare dei pagamenti, perché per l'appunto faccio il trasloco anche di casa e mi servivano. Quindi avevo tutto a portata di mano. E invece hanno spaccato le macchine, quindi loro sono partiti diretti, io pensando di trovare le macchine piene, non lo so perché, col fatto che staccavano giovedì venivano a portarle via. È stata anche picchiata, aggredita? Non so se ho avuto un labbrone o cazzato, ma penso un labbrone, cioè, perché sennò a quest'ora avevo il livido. Ma un po' rintottito, non mi sono nemmeno accorta quando mi scocciavano le mani dietro, che non sapevo nemmeno con che me l'avevano legato. Parlavano, hanno detto qualcosa? Ho sentito qualcosa quando mi hanno detto che dovevo star ferma, mi sembrava una cadenza rumena, credo. Mi ha detto solo di star ferma, mi sono sentita legare. Prima sto labbrone cazzotto, ho sentito bruciare la faccia, quindi mi ha un po' rimbambito. Dopo ho cercato di liberarmi in cucina,
avendomi chiuso in cucina, c'era la finestra aperta, dico prendo e provo a sciogliermi con i bracci dietro, e non ce l'ho fatta. Ho preso un mestolino che era più lungo per tirarmi il telefono, visto che era troppo lontano, non ce la facevo. A quel punto dice, è arrivata la polizia, ma dice che ho chiamato i carabinieri, non so nemmeno io che ho fatto. Hanno spaccato le macchine, non credo abbiano portato via chissà cosa, perché hanno provato a aprire anche il cambiamonete e non ce l'hanno fatta. Le macchine erano state svuotate lunedì, quindi sicuramente col fatto che cedevo il locale, sapendo che giovedì vengono a portarle via, può darsi che io mi abbiano sentito. Penso che a sto punto qualcuno che sapevano già i miei movimenti. Ma io fino ad ora paura no, ho sempre cercato. A parte non avrei mai pensato mentre ero al locale aperto. Ho sempre cercato di difendermi, quindi non sono una che ha paura, che mi guarda. E come le altre volte, quando c'è qualcosa è troppa calma, ma sempre messo agitazione addosso. Infatti avevo la sensazione, dico, speriamo di riuscire a chiudere in santa pace senza che mi sfascino il locale. Ma io pensavo che mi sfasciassero il locale, non che entrassero a bar aperto. Bel ricordo. Beh, aspetteremo gli sviluppi, insomma, soprattutto di cosa diranno, no? Le indagini, avete visto, c'erano i rilievi della scientifica, quindi per ricostruire esattamente la dinamica, perché è un fatto quantomeno anomalo, diciamo, per la nostra città, anche come dinamica, quindi vedremo che cosa diranno le indagini. Siamo in chiusura della trasmissione. Piero, è stato un dibattito interessante perché ha permesso di fare chiarezza con l'assessore, quindi si mette una parola, diciamo, il giorno che non si sa quando sarà richiesta questa, quando parte la comunicazione. Penso la prossima settimana parte. E l'iter quanto è lungo? Dunque, devo essere sincera, non l'abbiamo mai messo in atto, certo. Quindi, però io suppongo che parleremo con il... Credo che sicuramente il prefetto, sulla base delle nostre richieste, farà una specie di piccola istruttoria per accompagnare la nostra richiesta al Ministero dell'Interno, e poi il Ministro dell'Interno farà una valutazione. Quindi c'è un primo vaglio, diciamo, del prefetto. Sì, sicuramente, perché è l'organo territorialmente competente, diciamo, l'ufficio periferico del Ministero dell'Interno, e farà tutta una valutazione, non so, comunque certo. Sicuramente sarà istruita. Beh, poi a quel punto, quando va il Ministro dell'Interno, abbiamo anche l'assessore senatrice che magari ci aiuterà, questo, no? Cioè noi farà il suo iter, chiaramente supportata da quelle che saranno sia le richieste di base che partono proprio dall'amministrazione comunale, che da quelle che saranno il supporto, cioè l'istruttoria fatta dal prefetto. E penso che ascolterà anche, ci sarà un, diciamo, credo, non ne sono sicura, ma in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica discuteranno della questione per dare un istruttore univoca con le forze di polizia. Grazie davvero all'assessore alla sicurezza Barbara Maggi, e buon lavoro per grazie. Per le altre deleghe che ha. Grazie ad Antonio Gibelli, segretario provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia. Grazie a Fabrizio Chironi, che è stato con noi. Grazie a Piero Franchini. Ci rivediamo la prossima settimana. Buonasera. Buonasera. Buonasera.